Raga, buongiorno, buongiorno. Oggi preparo polpettine di pollo al tacchino croccanti. Ho comprato la carne macinata di pollo al tacchino. Agli spinaci le faccio un simile chicken nuggets. Simile, però non so cosa. Per prima cosa che faccio, sbriciolo i complex, perché voglio fare la panatura croccante. Forse so troppo, aspettate un attimo. No, va bene. E li sbriciolo ovviamente con le mani. Non so, se voi avete qualche altro metodo, consigliatemi per sbriciolarli più in fretta. Io li sbriciolo così, aspettate, ecco qua, li ho sbriciolati grossolanamente. Dopo aver sbriciolato quelli, che faccio il secondo passaggio? Ho comprato gli spinaci in foglia crudi e ovviamente li ho sciacquati e mo li faccio piccoli piccoli. Li voglio mettere da crudi, perché di solito li metto congelati, stavolta voglio provare a metterli crudi, farli piccoli 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 piccoli, mo li taglio e li metto nell'impasto così. Niente di che, aspettate. E anche gli spinaci sono tagliati, aspettate. Adesso procedo con l'impasto. Tolgo gli anelli. Allora, metto ovviamente il sale nella carne macinata. Poi metto il pane che ho bagnato nel latte e strizzato già, ovviamente. Aspettate, mi lavo le mani. Poi metto il formaggio, così a sentimento. Forse taglio un po' troppo, va bene, non fa niente. L'uovo. E qua mi rilavo le mani. Ecco qua, ovviamente chi ha preso ha lasciato la piccola Paola, quindi trasferisco tutto in questa più grande. Ok, dopo aver messo questi, metto anche gli spinaci, un po' di pepe, ecco qua, e vado a impastare. Eccoci qua. Aspettate. Raga, allora io quando faccio le polpette, l'impasto mi piace bello morbido. Questo qua è morbido, però non lo sento morbido come dico io. Quindi aggiungo un goccio di latte ancora. Perché, vi ripeto, a me l'impasto piace morbido, morbido. In modo che quando va cotto, viene bello morbido, morbido. Ok. Aspettate, amalgamo un altro po' e poi vi faccio vedere. Eccoci qua, allora, l'impasto è pronto. Guardate quanto è bello. Si è amalgamato bello bene. Ho preparato la ciotolina con l'acqua, i complex smaciullati e la teglia tritati, smaciullati, e la teglia con carta forno. Allora, mi bagno le mani, prendo la polpettina, non la voglio fare, non le voglio fare grandi, le voglio fare piccole, proprio forma tipo nuggets, ecco qua, e la vado a immergere nei complex. Che stai? Potrei fare anche uovo e complex, però a me mi piace così, a me piace così, ecco qua. Ecco qua, il nuggets è pronto. Ovviamente ora li preparo tutti, li faccio rapprendere un poco in frigo e poi li cucino. Aspettate. Ecco qua, ragazzi, li ho preparati tutti, guardate quanto sono carine. Sono carine, mi piace. Ma le faccio, come vi ho detto prima, le metto in frigo per farle rapprendere e poi ci vediamo dopo il risultato. Ma boh, arrivederci. Eccoci qua, raga. Allora, l'oretta in frigo è trascorsa, quindi i nuggets, le polpettine, i nuggets, come volete chiamare, sono rappresi. Prima di infornare, è il momento di infornare, quindi prima di farlo, metto un filino d'olio su ognuno. Ovviamente il forno preriscaldato alla massima potenza, il mio forno, poi dipende dal forno, io lo devo mettere a 250 perché il mio forno richiede così, io metto 250 statico, ma se il vostro forno è già forte, cioè risulta più potente, insomma, abbassate i gradi. Io secondo il mio forno metto 250 statico sotto e sopra, le vado a infornare, poi faccio il risultato, aspettate. Ragazzi, noi stiamo già assaggiando i nostri nuggets, guardate che belli, guardate che bella faccia. Belli croccantini, questo è l'interno. Sono croccantini, queste cose non le so fare tanto bene, però scricchiola. Ho fatto anche cadere qua le cose. Marta assaggia. In verità già l'assaggiate, proprio devo essere sincera. E che voto mi hai dato? 10. Brava mamma. Buon appetito, arrivederci.